Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Quest'oggi sto giocando a War Thunder, battaglie aeree miste, casuali, arcade. Sto facendo arcade perché sono più rapide da fare, quindi ne posso fare di più in minor tempo. Non c'è bisogno di dire granché, basta semplicemente giocare e divertirsi. Poi man mano, dopo che avrò fatto almeno una decina di video in arcade, comincerò a fare le battaglie in modalità realistica e poi più in là anche in modalità simulativa. Cominciamo subito con il mio aereo italiano attualmente presente in War Thunder preferito, ovvero il Macchi Castoldi 202 Folgore. Mettiamo le munizioni antiaeree, 20 minuti di carburante perché tanto è arcade, quindi la cosa più importante è essere leggeri, perché tanto si combatte finché si muore. Lag permettendo, andiamo subito a divertirci un po'. Allora, questo è un aereo sul piano, il climb è molto veloce, è anche molto agile e manovrabile. L'unica pecca, come tutti sanno, sono le sue mitragliatrici Breda Safad da 12,7 e da 7,7, che sono molto scarse e non fanno granché. Bisogna stazionare tanto sugli obiettivi. Vi chiedo scusa per il lag, spero che la smetta presto questo computer di laggare. Devo cambiare la scheda grafica più presto. Vado ad aiutare il mio amico che se la sta vedendo male contro questo Ki 43 Hit. Sono troppo veloce, quindi devo risalire di quota e riprovare ad attaccare. Però anche tu sparagli, caro, su due col mitragliere di coda. Ah, sto laggando di brutto. Non è facile sparare con tutto questo lag. Ok, vi chiedo scusa per i lag. Risolverò presto. Allora, rieccoti. Guardate quanto è veloce questo aereo. È vero, siamo in arcade, quindi ancora più rapido di come è nelle storiche. Però è davvero veloce, cioè. È davvero veloce. Quella che sto usando adesso è la tecnica di boom and zoom, che ovviamente in arcade è molto più facile, anche se meno efficace che nella realistica, perché comunque qua tutti gli aerei riescono a climbare abbastanza rapidamente. Finalmente credo che si stia calmando. No, scherzavo. No, sta laggando ancora terribilmente. Mi sa che se continua così, altro che storia. Farò le realistiche perché le arcade mi sa che mi laggano troppo. Che cosa brutta da dire, però. Pazienza. Provvederò comunque al più presto, vi dico. Vieni qua, caro gladiator. Ok, l'ho mandato in fiamme. Distrutto. Finalmente. Finalmente. Allora, là c'è un Ki-21. Dovrebbe essere un aereo cacciapesante, bombardiere, una roba del genere. Non mi intendo molto di aerei giapponesi, sinceramente. No, soprattutto quelli grossi. Mi piacciono solo gli aerei giapponesi, la linea degli Zero e la linea dei Ki. I vari Ki. Ok, stiamo facendo una marea di hit che mi vergogno pure a far vedere sta partita piena di lag e di hit. La prossima la farò molto meno laggante. Laggante non si può sentire proprio. È sciottagli quel pilota.
E quindi... Credo proprio che dalla prossima partita avrò già provveduto a questo problema del lag. Come potete vedere, le mitragliatrici del folgore non fanno quasi nulla. Cioè, io ho sparato una marea di colpi e ancora quel coso continua a volare. Più che fargli hit non gli sto facendo nulla. Tra poco ho finito pure le munizioni. Ah, ecco, c'è un bel gladiator dietro di me che mi sta sparicchiando la coda. Ma io prima di morire devo tirare giù questo cattivo aereo qua, che forse finalmente... Ah, un pilota ha perso i sensi, però gli resta l'altro, quindi sono due piloti. Ok, almeno uno l'ho shottato. Credo che questa partita sia finita. Io ancora ho fatto una sola kill. Finita abbastanza presto in effetti questa partita, perché stanno facendo tutti i target di terra e quindi si risolverà, credo, con i target di terra. No, caro mio, tu non mi uccidi. E io vado a farmi il K21 se ci riesco. Credo che sia persa praticamente, nonostante noi abbiamo più truppe di terra. Boom! L'ho ramato e ancora in piedi. Adesso provo a usare... Ah, niente, è finita. Ok, grazie a tutti per aver guardato. Mi scuso per il lag e ci vediamo alla prossima partita.